Buonasera, bentrovati, eccoci pronti per una nuova puntata di Tribute che vogliamo ancora una volta dedicare ad una grande artista di cui già ci siamo occupati, Rosa Balistreri. Era il 30 settembre del 1990 quando questa voce incredibilmente siciliana ci lasciava, ma ci lasciava la sua storia. Ci lasciavano i suoi trionfi, ma c'erano state anche tante sconfitte. Parleremo di lei all'interno della nostra trasmissione con dei prestigiosi ospiti che voglio subito presentarvi. Intanto è tornato con la sua musica, con il suo brio e con il suo talento. Tonino, buonasera. Ciao Salvo, buona serata a tutti. Ecco, poi proseguiamo. Abbiamo il piacere in collegamento da Palermo di avere quella che io ritengo l'erede veramente di questa straordinaria artista che è Rosa Balistreri ed è Deborah Troia. Deborah Troia, Ciao a tutti, grazie. benvenuta, benvenuta Era un tra po' noi. chiacchierato, ma grazie mille. No, Perché no, di no, Rosa ce poi n'era una. scopriremo il motivo e vedrai che anche i nostri. Sicuramente, però sai, a emulare le sue orme ce ne vuole, tu sei molto brava. E poi dovrebbe raggiungerci, non so se ancora sia pronto il collegamento con il professor Vittorio Anastasi, che è il presidente Io sono pronto. dell'associazione, eccolo, benvenuto professore, presidente dell'associazione Siracusani nel mondo. Proseguiamo con un altro collegamento internazionale, veramente, perché ci colleghiamo con Amsterdam, dove ci aspetta Carmelinda Gentile, attrice fantastica. Ciao Carmelinda, poi con te ovviamente avremo modo di parlare tanto perché tu sei una straordinaria attrice. E chi manca all'appello? Beh, colui il quale ha riscosso veramente tanti consensi nel corso della prima parte della nostra trasmissione, dedicata sempre a questa grande artista siciliana Rosa Balistreri, ed è il professor Corrado Di Pietro, che saluto. Professore. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera a lei. Naturalmente affronteremo con lei, con la sua sapienza, con questo grande interesse che nutre nei confronti di Rosa Balistreri, questo personaggio. E a proposito di questo, io vorrei cominciare subito ponendo una domanda, e naturalmente desidero anche delle risposte da parte di ognuno di voi. Che significato assumono, questo io vi chiedo, che significato assumono oggi le canzoni di Rosa Balistreri nella realtà odierna? Cominciamo con il professore Di Pietro. Ora, la domanda è interessante, la risposta è complessa. Si potrebbe dire che sono canti superati, appartengono alla nostra migliore tradizione canora e poetica. Tutti questi canti sono quelli del lavoro, quelli dell'amore, quelli della saggezza e della sapienza del nostro popolo. Però è un popolo ormai, come dire, tramontato. Il nostro popolo siciliano di oggi, odierno, è tutt'altra cosa. Ha altri canti, ha altre illusioni, altri sogni, ha altre condizioni di vita. Allora bisognerebbe dire che è relegato nell'angolo del passato? Non credo. Ci sono esperienze poetiche nei canti popolari, perché di questo stiamo parlando, che ancora sono valide, come quelle che ascolteremo questa sera, ora poi, dalla voce di Tonino Buonasera. E poi c'è la voce di Rosa Balistreri, che ce le ripropone ancora attraverso la discografia, questi canti. È una voce unica, cioè non è ripetibile. Io ho ascoltato come dire, interpretazioni. L'ultima che ho ascoltato, che mi ha fatto anche rabbrividire, è quella di Noa, la magnifica cantante israeliana, che ha voluto fare una specie di accoppiamento di similitudine fra le condizioni della Sicilia e quella di Israele. Ebbene, con tutto il rispetto, devo dire che tutti quanti o tutte quanti non raggiungono quella che è
la sofferenza vocale di Rosa Balistreri, perché lei soffriva quando cantava. Oggi noi non abbiamo questa dimensione, non possiamo raggiungerla. Ascoltiamo adesso il parere, sempre con la stessa domanda, di Deborah Troia. Naturalmente tu sei un'apprezzata interprete, possiamo dire balestriana, ma non so se un termine si può passare. È simpatico. Che tra l'altro tu vanti un palmares molto importante. Recentemente anche sei stata negli studi RAI di via Asiago, dove è stata, insomma, sei stata intervistata e quindi sei conosciutissima. Grazie al tuo talento. Sì, grazie, ti ringrazio. È stata un'esperienza magnifica perché mi hanno voluta fortemente loro, mi hanno invitato nella trasmissione di Radio 3, Radio 3 RAI, volendo proprio sapere quale fosse il mio progetto. Il mio progetto riguarda appunto la vita di Rosa, perché io recito e canto la sua vita. Come recito e canto in prima persona, come se fossi io Rosa Balistreri. E questa cosa fa immedesimare moltissimo il pubblico. E, per me è stata un'esperienza magica, perché dopo 2 anni di spettacoli che ho portato in giro per l'Italia e per la Sicilia, questa è stata per me anche una consacrazione, perché la RAI mi ha ospitata, e per me è stato veramente molto importante. Completiamo il giro, poi naturalmente entreremo nei dettagli più tardi nel corso degli altri collegamenti. Mi collego adesso con il professor Vittorio Anastasi. Il suo pensiero, quindi sì, cosa, che significato assumono le canzoni di Rosa Balistreri oggi? La nostra Ligatese, così come chiamata da soprannome, è stata sempre una donna che ha lottato contro la fame, la miseria, il dolore, ma che ha reagito e è andata avanti e ha raggiunto le vette di successo. E questo grazie a parecchi personaggi di un certo livello, come il nostro caro amico Buttitta, che incontrandola si è voluto spendere per questo successo di Rosa. Tant'è vero che oltre ad era innamorato della sua voce, della sua rabbia, ma soprattutto gli ha dato anche quell'input di apprendere la chitarra, la musica, di imparare a suonare la chitarra, cosa che l'ha completata fra il canto e la musica. Ora, questo canto e musica vanno di buon accordo, ma lei non si è mai montata la testa. Questa è la cosa che mi ha fatto sempre piacere di questa donna, che nonostante aveva raggiunto le alte sfere, talmente che partecipò ad un festival di Sanremo, dove poi fu esclusa perché qualcuno diceva che era una voce una canzone troppo, diciamo, era tesa che non sente, era in pratica una contestazione alla Sicilia, al governo, perché fai partire tutte queste persone fuori dalla Sicilia e non gli dai mai una possibilità di poter rimanere nella terra e sviluppare le cose di questa terra. E a proposito di una siciliana che ha lasciato la nostra terra, mi collego con Carmelinda Gentile. Carmelinda, hai sentito le parole del professore, molte persone, molti siciliani vanno fuori, tu sei una di queste, però tu sei partita per un motivo nobilissimo, no? Sì, motivi personali che non... Non sto a raccontare. Senti, tu sei una grandissima attrice di teatro, anche se la tua popolarità tu l'hai raggiunta col personaggio di Beba del commissario Montalbano, no? Sì. La moglie del vice commissario Augello. Mm-hmm. Però la tua popolarità, tu una grande attrice di teatro, hai recitato con i più grandi, basti dire un solo nome, Giorgio Albertazzi. Mm-hmm.
ho recitato al nostro teatro, al teatro greco, tra gli altri, che è il più grande, lì sono cresciuta, teatro greco di Siracusa, formata. Sono un'attrice dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico, anche se in Olanda resterò sempre un'attrice dell'Inda, questo è qualcosa di cui vado molto fiera, così come mi disse il professore Giusto Monaco. La vita di Rosa Balistreri potrebbe essere un prologo per realizzare una tragedia, perché pensa, amici telespettatori, la sua vita drammatica, un matrimonio combinato quando aveva 16 anni, poi accoltellò il marito e si fece alcuni anni di carcere perché il marito aveva perso al gioco il corredo della figlia. Ma non è finita. Lei poi dovette andare ad abitare a Palermo, abitava in un sottoscala dove faceva le pulizie, vendeva al mercato. Non contenta di questo, dovette poi andare a Firenze. A Firenze la raggiunse la sorella che era stata che non andava molto d'accordo, usiamo questo eufemismo, non andava molto d'accordo con il marito. Il marito raggiunse questa sorella a Firenze e la uccise. E il padre di Rosa, per il forte dolore, si tolse la vita. Quindi ci sono gli elementi per una tragedia, eh? Sì, pure due, perché insomma c'è molto dolore. Comunque, tornando alla domanda che hai fatto, se posso rispondere, io penso che certo, le canzoni che parlano di sentimenti forti, è tutto canzoni, poesie, testi che parlano di sentimenti forti, che fanno parte della natura dell'uomo, sono sempre validi, sono dei classici. La bellezza dei testi di Rosa Balistreri è proprio questa, parlano di dolore, al di là che il popolo siciliano sia cambiato nel tempo, ma nell'animo non credo. E lo dice anche Buttitta: se a un popolo ci levate la sua lingua, e noi ancora la nostra lingua credo che l'abbiamo. Quindi io penso che ieri come oggi, come tutte le forme d'arte, e tutto quello che fa parte di un corredo artistico sia sempre valido, anche perché sennò il teatro greco ce lo avremmo dimenticato già. Nel corso della trasmissione ascolteremo la nostra brava Carmelinda Gentile, che declamerà dei versi, ma di questo parleremo più tardi. Adesso iniziamo con la musica, una musica che ci viene regalata dal nostro amico, il nostro Pigmalione, Tonino. Buonasera. Tonino, so che tu hai preparato delle belle canzoni per questa seconda parte riservata a Rosa Balistreri. Iniziamo con una canzone molto bella che si intitola Avo. È una misteriosa comunione di affetto tra la mamma e il suo bambino che pian piano si addormenta. Prego. Di la voi e di la ninna, stu figlio mio, tuo cuore spinna. E su figlio sempre chianci, voli l'anaca men sulla danci. E su figlio sempre chianci, voli l'anaca men sulla danci. E ti porta gli cicci belli, cioccolatini e caramelli, e ti porta la siminzina, la rosa marina e lo basilico, e ti porta la siminzina, la rosa marina e lo basilico. Se sto figlio non vuole dormire, navi cadete quanto navire. E navire quanto lo mare, figlio peggio da ci posare. E navire quanto lo mare, figlio peggio
caci musari. A stu figlio quando danne la mamma so ci accatta la carne. E la carne ci la accattò, venne Lucani e si la mangiò. E la canne si l'accattò, venne Lucani e si la mangiò. Signor Uzzu facci di buon tempo, quanto a busca di naru papà. Accattammo uno sciccareddu e ci mettemmo a cavallo a mamma. Accattammo uno sciccareddu e ci mettemmo a cavallo a mamma. Arriva dalle quattro canali, scivolo scicco e cara mamma. E si fece nuovo zucca, ai, ai, la mamma. A sto figlio, quando cresce, la mamma so, ci accatta lo pisci. E lo pisci ci la accattò, venne la iatta e si la giubbò. Avò, 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 tutti dormono e io no. E se io non voli dormire, natica te tento colunavire. E navire 1100, figlio d'oro e figlio d'argento. Bravo, bravo Tonino, bravo. Ovviamente ti arriva l'applauso anche da parte dei nostri amici ospiti che ti stanno seguendo attraverso questo nostro collegamento. Adesso è il momento di porre una domanda a tutti voi, quindi preparatevi la risposta perché parleremo di Sicilia. In che senso? Che Sicilia troverebbe, vi chiedo, Rosa Balistreri oggi, se fosse qui con noi dopo 30 anni dalla sua scomparsa? Intanto però, pensateci, vi mostro il primo filmato, pensate, c'è anche Carmen Consoli che parla ovviamente molto bene di Rosa Balistreri, vediamolo. Io ho sentito la voce di Rosa sin da piccola, perché le sue famose ninna nanne mi venivano cantate da papà. E da la voce un nuzzo viniti, caio l'annago e voi l'addormisciti. E da la voce un nuzzo viniti, caio l'annago e voi laggiù mi siti. Era una femmina con sta vociazza. E ti scrivi di sta strage, ci volessi un romanzere, sta chitarra un zappi chiange, maledetto sto mestiere. E li morti sono vivi, li toccati con le mani, come io alla porteggia, fu la mafia e Giuliano. Professor Corrado Di Pietro, inizio il giro con lei. Che Sicilia si troverebbe davanti Rosa Balistreri oggi? Ma una Sicilia diversa ormai, sono passati 30 anni. E quindi
la storia cammina. E poi bisogna vedere in quale settore. Nel settore della società siciliana è una Sicilia diversa, anche se sono rimasti i mali della Sicilia. Però, vedi, già abbiamo noi qui come ospiti due o tre esempi di una Sicilia diversa rispetto a quella di Rosa Balistreri, una grande attrice ad Amsterdam, e una grande cantante che riprende, sì, le canzoni di Rosa, ma con una, come dire, con un gusto anche moderno, diverso, perché non si può fare un copia e incolla, insomma. E poi anche gli altri. Oggi la Sicilia è cambiata, credetemi, anche nella cultura. Non possiamo più avere Sciascia, Bufalino, Pirandello, lo stesso Buttitta. La poesia dialettale siciliana è totalmente diversa rispetto a quella di Buttitta, che alimentava poi le canzoni di Rosa Balistreri. Quindi, che volete che possa trovare Rosa? Una Sicilia nella quale lei forse non si ritroverebbe più. Carmelinda, un tuo pensiero? Ma difficile, perché ognuno ha le sue opinioni sui cambiamenti, su quello che può essere il passato, o il presente, o il futuro. Di certo non credo che non ci siano artisti che possano scrivere delle belle cose oggi come oggi. Tra l'altro mi è capitato negli ultimi anni di conoscere un sacco di scrittori siciliani che scrivono delle cose bellissime, tra cui per esempio Massimo Maugeri, che è un mio caro amico, che ha scritto molti libri, tra cui un testo da cui trassi un monologo su Cetti Curfino, una storia forte di una donna che in una Sicilia di oggi vive agli estremi, perché ancora oggi c'è molta sofferenza in Sicilia. In questo momento che siamo tutti chiusi a casa, ci sono un sacco di siciliani che non hanno la possibilità di forse anche di mangiare, perché non hanno lavoro. Quindi il dolore nella nostra terra credo che ci sia ancora, purtroppo. Mi collego con Deborah Troia, perché Deborah, ti introduciamo così con il primo filmato, naturalmente poi dopo lo commentiamo con te. Prego la regia di trasmettere il filmato 2. Ro, pitti a cantare. Ro, ricordati del porcile di via Martinez, ricordati di Yakinatsu, delle violenze del prete malandrino, della fame, delle ingiustizie, del carcere. Le ho gridate quelle cose, l'arrabbio ho cantato, ma anche la gioia e l'amore per l'umanità. Stasera vai e corro con lo vento a gravere le porte della storia. Stasera voglio dare per un momento la vita, lo passato e la memoria. Stasera con la vampa dell'amore scavo una fossa all'udolore. C'è anche un dolore, c'è anche un tormento, caccio gli amori per l'umanità. Non è lo pianto che cancia lo destino, non è lo scanto che ferma lo cammino. Grapo le pugna con toleta, resto co sogno, scorro la veta. Canto e conto, conto e canto, per non perdere lo conto. Venere cielo me cameno, manco la mano neca romparreno. E vai ancora come valumento, cercando pace solo per un momento. Voglio spaccare e spaccare le cieli, e fare che over amore. Un silenzio muto se ne sta, e
lo potere che forza le potenti, è lo silenzio che ammazza l'innocente, grappo le pugna con toleta, resto co sogno, scorro la veta, canto e conto, conto e canto, per non perdere lo conto. Venne a sto mondo quando l'ovoscienza si schifiava pene sciatecciate, tempo d'abusi, fame e di guerra, crescivo mensuali malannate, lacrime mutini che anciva e quanti, la mia innocenza se la sparteron tanti. L'ama la gente, le prepotenti, tanti su tanti in sta società, non è l'amore che cresce ad ogni panna, ma lo favore che sparte co comanna, grapo le pugna con toleta, resto co sogno, scorro la vena, canto e conto, conto e canto, per non perdere. No, lo conto. Formidabile, eh? Beh, restiamo veramente così, col desiderio di ascoltarla per intero. Senti, naturalmente, Deborah, questo è un brano tratto da un tuo spettacolo che si chiama? Sì, si chiama Rosa, la cantatrice del Sud. Ecco, e tu sì, l'hai portato, tra l'altro, proprio oggi dovevi debuttare tu a Torino. Esatto, proprio oggi, 23 aprile 2020, io dovevo essere al Teatro Baretti di Torino ed era una delle volte in cui portavo Rosa in giro in Italia e questa cosa mi è dispiaciuta veramente molto, ma ci rifaremo, sono sicura che ci rifaremo. Sicuramente. Io vorrei sicuramente rispondere un momento a... Sì, velocemente sì, perché un momento già... alla domanda. Sì, vai. Ah, scusami, siamo ok. No, penso no, che Rosa troverebbe una Sicilia tecnologicamente avanzatissima, ma a livello sociale ancora un degrado che non è mai cambiato. Non è mai cambiato, che riguarda il degrado delle donne, che riguarda la violenza sulle donne, non è mai cambiato. Era come quello degli anni di Rosa e continua ad esserlo. E questo mi rammarica molto da donna.